a tutti. Ciao a tutti. Parla è Claudio Simeoni, quattro mi sembra già stagionale del paganesimo. Siamo qui con Francesco e oggi parleremo un po' di notizie stampa, varie notizie che sono uscite e che danno un po' una visione di quello che è il paganesimo, di quelle che sono le idee del paganesimo in riferimento alla situazione sociale nella quale stiamo vivendo. Naturalmente la situazione sociale manifesta parecchie notizie e parecchio movimento, nel tipo che la società sta effettivamente sentendo il peso e la necessità del ritorno a quelle che sono le idee, il modo di essere del paganesimo politeista, e ha necessità proprio per le persone di praticare i percorsi di stregoneria. E noi, attraverso quelle che sono le notizie di ordine quotidiano, di ordine di cronaca, andiamo a verificare tutte quelle che sono le tendenze, tutte quelle che sono le pulsioni all'interno del sistema sociale. Va bene, io ricordo che abbiamo appena tenuto il rito del solstizio d'estate, e tra poco saranno pronte anche le fotografie, metteremo in onda qualcosa, faremo un bel DVD, diciamo così, sul solstizio. Ricordo a Francesco che deve ricordarmi dopo che ho sia il CD dei Templi ad Arti, sia il DVD della conferenza di Anversa, che sono pronti, ricorda che te li dia almeno. C'ho anche le tue maracas che hai dimenticato al rito del solstizio d'estate da darti, ricordamelo per piacere, perché dopo sai com'è. E niente, e lascio intanto la parola a Francesco che comincerà e poi cominceremo col solito excursus di notizie varie. Ricordo che è in corso una guerra feroce in Spagna fra la Chiesa Cattolica e il governo, diciamo così, il governo laico, ed è una chiesa, uno scontro ferocissimo che ha visto, hai notizie tu della manifestazione che hanno tenuto i vescovi? Sì, qualcosina, ecco, perché è stato un fallimento però. Sì, è stato un fallimento la rivolta dei vescovi che hanno tentato di venire in piazza, ed è stato un fallimento che è stato suffragato dalle urne, perché vi ricordo che sono state le elezioni in Galizia. E Fraga del Partito Popolare Cattolico, cioè ex ministro franchista, ma in ogni caso cattolico integralista, è stato pesantemente sconfitto dopo 16 anni dal Partito Socialista, la coalizione galiziana. Non è che ci interessa molto la questione politica, cioè quello che a noi ci interessa rilevare è che in una situazione di scontro molto violento fra Chiesa Cattolica e un governo socialista che ha approvato ieri i matrimoni definitivi, i matrimoni fra gay, che ha approvato il divorzio rapido, che sta approvando tutta una serie di norme di liberalizzazione della società, la Chiesa Cattolica sta perdendo. Questo è il dato più importante, cioè praticamente non riesce più a far presa per le persone si rifiutano di essere pecore del Grece. Adesso lascio un po' cosa a Francesco. Beh, sai, sì, non so come appunto organizzeremo la trasmissione, appunto visto che non ci andremo a ruota libera. Allora io voglio partire agganciandomi a quello che hai detto, non so se farò tempo nella montagna di carte che ho dietro di recuperarlo, ma è una notizia che come sempre può essere interessante. Si sta discutendo la legge sul plagio in Commissione Giustizia. È una legge che è molto interessante ed è molto utile, perché io reputo fondamentale. Ho avuto occasione di sentire un po' il dibattito e le critiche che venivano fatte da certi partiti era che questa legge rappresenterebbe un problema per i padri spirituali. Cioè, nel senso che un ragazzo, un adulto che si fida totalmente a un padre spirituale, con questa legge rientrerebbe nel caso del plagio. Benissimo, questa è una notizia che è certamente interessante. Ma cosa si è, cioè, di conseguenza speriamo che la legge sul plagio passi rapidamente, perché dopo, quando qualche sacerdote andrà a minacciare delle pene dell'inferno, una persona particolarmente sensibile o emotiva o si può essere sconvolta e dirà che appunto sicuramente i suoi peccati lo condanneranno, o quando qualcuno cercherà di prendere qualche eredità, qualche vecchietto, la legge sul plagio, se verrà approvata, io dubito che verrà approvata. No, sì. Ma Francesco, in effetti, io ho fatto una pagina ancora. Sì, la presente, no? Sì. Si chiama Educazione Cristiana. E in questa pagina, a un certo punto, c'è sia la legge della Casellati Alberti del plagio, no? Quella che sta presa a discutere adesso, sia le critiche di opposizione che ha fatto il CESNUR di Introvigne. In realtà il CESNUR di Introvigne, che è un'organizzazione di destra praticamente, cioè fa capo Alleanza Cattolica, è addentellati con le febbre, cioè c'è tutta una serie di
porcilaio, diciamo così, sta combattendo contro questa legge, perché dice che questa legge va a minare la libertà religiosa. Ora, noi guardiamoci un attimino in faccia, chi di noi accetterebbe mai che una persona venga segregata, venga costretta a sottomettersi a una religione, venga impedita di muoversi, venga picchiata, venga privata del cibo per sottometterla a un'idea religiosa? Cioè, chi di noi accetterebbe mai una cosa del genere? Un conto è manifestare le proprie idee, diffonderle, dargli corpo, dargli anima, combattere per le proprie idee, e un conto è fare della violenza delle persone che non si possono difendere per farle rientrare in uno schema. Per cui noi siamo benissimo d'accordo che venga fuori questa legge, anche perché la Corte Costituzionale ha già dichiarato che una legge sul plagio potrebbe essere accettata dalla Corte stessa solo qualora il Parlamento definisse quelle azioni che inducono al plagio. Pertanto c'è il sequestro di persona, c'è la bastonatura, c'è il ricatto morale, c'è il terrore mediante, il castigo, mediante tutta una serie di cose che sono effettivamente praticate dalla Chiesa Cattolica. Per cui noi non possiamo far altro che applaudire a una legge del genere, e siamo perfettamente d'accordo che ci sia. Sì, ecco, quello, diciamo, quello del plagio è la resistenza che viene fatta soprattutto da chi difende i cristiani e i cattolici, è che i poveri padri spirituali, così bravi a educare i bambini, a terrorizzarli con i peccati, con i sensi di colpa, potrebbero averne un danno nella loro attività. Io mi auguro che in questa legge ne abbiano molti danni nella loro attività, esatto. Anzi, che questa attività sia costretta a essere solo pensata e non agita e non praticata. E questo diventa anche più importante perché già un fatto del genere è avvenuto. Io purtroppo non ho qui una lettera, passa sulla Repubblica, in cui un parente di un vecchietto di 91 anni, colpito da ictus, è stato battezzato contro la sua volontà. Logicamente sappiamo che le persone malate hanno un diritto a un'assistenza, ma non certo un'assistenza religiosa di questo tipo. Non so se tu hai, se hai l'articolo. No, l'articolo penso di averlo, ma è infognato da qualche parte, però io lo ricordo perfettamente. Sì, è una lettera fatta da Auges. L'episodio è avvenuto dentro l'ospizio della comunità ebraica di Firenze. Per cui praticamente cosa è successo? È successo che questo prete si è intrufolato in maniera clandestina all'interno della comunità ebraica di Firenze, ha battezzato questo vecchio costringendolo a firmare una dichiarazione di conversione, offendendo tutta la comunità ebraica, approfittando di un povero vecchio malato inebetito dall'ictus che lo stava devastando, e facendo un'opera di devastazione e umiliazione religiosa. Ora, io non ho problemi di attaccare l'ebraismo sui suoi principi dottrinali e sui suoi principi religiosi, ma offendere un vecchio in quelle condizioni, usarlo come strumento di offesa all'intera comunità ebraica, poi tutto, è un atto infame. Beh, più che altro è la persona, cioè questa persona che è in una situazione di disagio che nessuno gli può negare, il fatto che non si interessi della sua condizione o dei suoi bisogni, ma che questo abbia bisogno di una pecorella da riportare all'ovile, e che il suo interesse non sia per la malattia o per la persona, perché uno potrebbe anche scegliere di non fregarsi, cioè a me non me ne frega niente dei malati, faccio un'altra scelta, va benissimo farlo, però di considerarli un merce di scambio per la loro salvezza, per la loro conquista di beatificazione, di santità, veramente è preoccupante, anche perché questo non è avvenuto secoli fa, è avvenuto nel 2005 ed è avvenuto in Italia ed è avvenuto a Firenze. Di conseguenza, questi bravi volenterosi sacerdoti che vanno in questi ospizi, logicamente come potremmo considerare questa azione verso questo anziano se non un'azione di plagio? Mancando la legge sul plagio, logicamente questa è un'azione che non può essere punita, però al di là viene punita lo stesso, viene perseguita lo stesso. Sì, c'è un'azione di incapace. Non ha la stessa valenza, capisci? Non ha lo stesso peso. Ecco, di conseguenza queste cose vanno affermate. Ma perché questo discorso del battesimo del plagio? Perché è uscito proprio con polemiche un libro di Messori che parla del famoso caso Mortara, un bambino che una donna disse di aver battezzato e che fu portato via la famiglia e divenne sacerdote. Messori esalta questa azione apostolica di redenzione, di salvezza dell'anima di questo bambino ebreo che è stato portato via con la forza. Logicamente hanno protestato i parenti, perché dicendo
trovo ingiusto che per la salvezza dell'anima un bambino venga portato via alla famiglia e venga messo contro la famiglia in questa maniera, anche perché non ci è dato di sapere che la famiglia fosse violenta. Era una famiglia normalissima che dava un'educazione ai figli e di conseguenza era una famiglia che, vabbè, pur essendo ebrea, aveva dei comportamenti che erano nel limite della legalità. E questo qui gli va riconosciuto. Al sacerdote, a chi ha portato via questi bambini, non interessava niente della vita di quel bambino, del trauma che avrebbe subito. E questo non è un caso di plagio. Passiamo appunto da un fatto dell'Ottocento a un fatto di adesso, di un nato battesimo. E c'è un Messori, non certo un pazzo di qualsiasi, ma uno che ha... Tu sai che Messori è il servo sciocco della Chiesa Cattolica. A un certo punto venne fuori la dicitura, sì vabbè, arrivano i miracoli, si parla di miracoli, però nessuno dice che gli è cresciuta una gamba. Allora Messori dice, no, non è vero, perché mi ricordo che nel 1400 in Spagna c'è un miracolo in cui è cresciuta una gamba. E via a farti il libro sul miracolo che cresce la gamba. Adesso c'è questo caso del bambino sequestrato, è un caso sempre di odio cattolico nei confronti di altre religioni diverse, che va giustificato. Perché? Perché la Chiesa Cattolica è un'orda di criminali, cioè i fatti singoli dimostrano che la Chiesa Cattolica è un'orda di criminali, e il salvo sciocco Messori ecco, esaltare il sequestro di persona, lo stupro emozionale, i lavaggi del cervelli. E cioè, perché lui gli fa comodo così? E lo servo sciocco. Esattamente come qualcuno ti dice, vabbè, sì, ci sono stati i campi di concentramento di Hitler, ma aveva ragione Hitler. In fondo la Chiesa Cattolica ha sempre detto che gli ebrei sono dei deicidi, dunque andavano nelle camere a gas. Cioè, arriviamo a questi livelli di ragionamento che sono aberrazioni. Sì, e aggiungiamo appunto questo comportamento in cui appunto Messori fa la difesa a spada tratta anche di questa azione apostolica. E siamo sempre in ambito cristiano. Aggiungiamoci un'altra cosa. In Romania è stata crocifissa una suora per essere esorcizzata, che da quello appunto che sappiamo in realtà aveva dei problemi psichiatrici, però per i sacerdoti, per le compagne di monastero, era posseduta dal demonio perché tremava quando si avvicinava ai crocifissi. E pensate che questa era una suora che aveva 23 anni ed è morta crocifissa in un monastero ortodosso durante un rito di esorcismo, è successo adesso. Ma pensate, probabilmente la condizione ambientale, culturale o della società in cui questa ragazza è vissuta, 23 anni, logicamente terrorizzata dalla cultura cristiana, perché voglio ricordare negli anni 80 uscì addirittura un libro di un altro ragazzo vittima del cristianesimo, che si chiamava Avvelenato da Dio e che raccontava la sua tragica esperienza del rapporto con i cristiani. Benissimo. In questo caso abbiamo che una ragazza di 23 anni viene esorcizzata e muore. Logicamente era una pratica religiosa, per chi cristiani sì, in realtà noi sappiamo che fa parte della volontà di annientamento dell'umanità. Andiamo avanti con le suore, visto che ne ho una recentissima. Allora, la polemica, amore SMS fra una suora e manovale, espulsa dall'Italia. Olbia, una suora filippina, obbligata a lasciare il velo e il convento dopo essersi innamorata di un manovale di Olbia che le aveva inviato per sbaglio un SMS. Una storia dal sapore ottocentesco con un tocco di telematica. È quello di Maurizio De Gortes, sardo, 32 anni, e di Geraldine, 37. Lei, da gennaio, quando lo superiore ha scoperto la sua... liaison telefonica, ha dovuto lasciare l'ordine religioso e tornare in patria. La legge Bossi-Fini sull'immigrazione non prevede infatti deroghe per i religiosi extracomunitari. Se abbandonano l'abito non possono restare nel nostro paese. Sì. La poveranza, tutto sommato. Poi sappiamo che l'amore fa impazzire le persone, giustamente, perché altrimenti non avrebbero neanche più rombe. Questa poveraccia si è solo innamorata, non ha mica fatto niente. Sì, no, ma pensate io, cioè, voi tornate sul... come un cane rognoso. Sul fatto cioè, di questa suora di 23 anni, crocifissa, cos'è se questo non un sacrificio umano? Anche perché appunto cioè, è stata non un'ora, ma è stata diversi giorni attaccata a una croce, fino a portarne alla morte. Se si fosse pensato lontanamente a un caso di satanismo, sicuramente le pagine sarebbero state piene di articoli sui satanisti, sulle sette, sulla violenza. Ma siccome per i cristiani, a cominciare da Abramo, è normale sacrificare gli uomini, le persone al loro Dio,
è prassi cristiana anche questa, e di conseguenza sì, qualche titolino, qualche articolo il sul giornale. Quattro righe di un trafiletto ci dedica. Sì, e se fosse successo per qualcos'altro, sicuramente la prima pagina ci sarebbe stata. E nessuno si è chiesto come mai non era una persona, ma era tutto un convento che ha fatto questa azione. No. Tenendo conto che stanno dando notizie, anche la popolazione ha approvato questo. Cioè parte del villaggio ha difeso questo convento. Però tieni presente che il Gazzettino fa una pagina intera su un'inchiesta che parte da Padova per vedere dove sono finiti 15 ragazzi spariti fra le sette. A che si scopre che due di parte fatto che si tratta sempre di comunità cristiane o cristianoidi, ampio, naturalmente ampio margine a Basmagi, insomma, che fa sempre colpo, fa sempre scena, no? Dopodiché si scopre che i due ragazzi da cui scomparsa la denunciata dal padre, uno ha 32 anni e l'altro 27, e vivono in una comunità e non hanno nessuna intenzione di tornare dal padre. Sembra che a questo punto il termine ragazzo sia un po' andato a quel paese, cioè quando si parla di gente di 32 anni, di 27 anni, mi sembra che si possa anche parlare di uomini, insomma, una volta a 20 anni qualcuno metteva su famiglia, adesso sembra che questo non sia più possibile, e si è ragazzi. Non so, forse la pazzia ormai ha attraversato anche i giornalisti del Gazzettino. Dopodiché si sa che questi 15 persone in realtà non sono ragazzini, non sono persone abbandonate, sono persone che hanno fatto delle scelte loro e che vivono per i fatti loro. Naturalmente qualche cattolico che le ritiene proprietà privata, oggetti di possesso, pensa che di averne dei diritti sopra. Vabbè, questo comunque penso che la Procura della Repubblica di Padova, che indaga su di questo, deve un pochino vergognarsi e magari pensare anche di elevare qualche capo di reato a chi fa queste denunce, perché non è possibile permettere che le persone facciano sempre franca su queste cose. Sì, allora appunto noi dicevamo questo caso di questa suora romena, esorcizzata all'interno di una chiesa, di un convento, morta. Noi abbiamo detto che appunto la volontà di sacrificare, di uccidere, e insieme in ogni monoteismo. Abbiamo ricordato che tutte le religioni sono religioni abramitiche, ed Abramo è diventato famoso perché cercava di uccidere suo figlio Isacco, perché gli aveva chiesto Dio e ben volentieri lui si assecondava a questo. Come vediamo, il discorso cristiano è sempre pericoloso. Facciamo un salto di là dell'oceano. Allora, esistono purtroppo sempre di più chiese cristiane, e questa è una chiesa cristiana che esiste negli Stati Uniti. 400 ragazzi sono stati cacciati dalla loro comunità cristiana, in questo caso dei mormoni, soltanto perché troppo moderni. Allora, quali sono i peccati che questi ragazzi hanno commesso? Tenete conto che, dice il Corriere della Sera, l'anatema dei padri e ai più giovani, ascoltate musica e guardate film, dovete lasciare le nostre case entro 2 ore. I peccati, evitato dal loro credo indossare magliette a maniche corte, e per i ragazzi trascorrere serate con le coetanee. Inoltre bisogna rispettare il coprifuoco notturno. Se un ragazzo non rispetta questo, il padre, che dovrebbe essere il padre, che dovrebbe dare l'educazione, che dovrebbe essere d'esempio, perché aderisce a una fede cristiana come il buon Abramo, non si interessa del figlio. Ha evitato questo peccato. Porti una maglietta con le maniche corte, il buon padre dà l'ordine al figlio di cacciarlo di casa entro 2 ore, e il figlio si deve allontanare perché altrimenti chiamano lo sceriffo cristiano che lo porta via con la forza. Questa è l'educazione cristiana, questi sono i valori cristiani, queste sono le radici cristiane che anche qualche politico questa mattina su qualche giornale ha ricordato che sono fondamentali per l'Europa. Certo che sarà un'Europa molto allegra quella per sacco delle radici cristiane, con i sacerdoti che uccidono le persone per gli esorcismi, e per i padri perché i ragazzi portano le magliette corte, li vanno ad allontanare e li cacciano via, e che la polizia invece tutela l'ordine pubblico, tutela una morale folle in cui porta via i ragazzi perché ascoltano musica e perché portano le magliette corte. E questo non pensate che sia una cosa lontana, sono cose che succedono adesso. Logicamente ci sarà il battesimo forzato, adesso devono giocare d'astuzia, devono agire di abilità, di inganno, poi questo potrà essere fatto con tutti. E ricordate che i principi cristiani sul battesimo dicono una cosa chiara, che nel momento in cui un ragazzo è battezzato, la sua potestà dei genitori sparisce completamente e diventa proprietà della Chiesa. E queste sono le prospettive di chi sostiene ancora adesso che esistono delle radici cristiane.
queste radici non sono certo nostre, ma il cristianesimo è questo, il monoteismo è questo, è questa violenza. E di fronte a questo, logicamente, noi stiamo sempre attenti, però le persone dovrebbero un attimino stare attenti, perché i loro comportamenti, basterebbe poco per entrare nella sfera del peccato, cioè, anche perché queste sono persone che mentalmente hanno una perversione folle. E questi sono i valori cristiani che qualcuno sostiene sono fondamentali per la nostra società. E niente, mi aggancio un po' agli Stati Uniti, allora a questo punto, con quei 10 comandamenti. Ma poi c'è anche la notizia positiva, c'è anche la notizia positiva degli Stati Uniti. Il seno della statua della giustizia al ministero finalmente è tornato scoperto. Che bello! Un cristiano rinato come Ashcroft, che era il ministro della giustizia, aveva speso $100,000 per coprire il seno alla statua della giustizia che lo turbava quando entrava al ministero, e dopo molti anni ma era per lui la giustizia era un oggetto sconosciuto, ma questo seno la turbava, i 10 comandamenti lo turbava, e finalmente dopo molti anni, per la prima volta, il seno della dea della giustizia è scoperto e può essere di nuovo visto, proprio per dare un senso positivo. Sarà allora per questo motivo che abbiamo una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti. Questa sarebbe addirittura da leggere l'intero articolo. Io ne ho mandato una parte sempre in gruppo. Allora, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sentenziato sull'esposizione dei 10 comandamenti. Voi sapete che negli Stati Uniti ormai si stavano mettendo i 10 comandamenti a mo' di monumento dappertutto, cioè era una cosa ossessionante. Bene. Si è scomodato la Corte Suprema degli Stati Uniti per chiedere se dovevano essere esposti o non dovessero essere esposti i 10 comandamenti. E voi sapete che la Corte Suprema degli Stati Uniti è estremamente cristiana, perché quasi tutti praticamente i membri sono stati tutti di nomina, chiamiamo così, repubblicana conservatrice. Però sembra che qualche giudice supremo abbia più che altro il senso dello Stato, e come un po' succede nella nostra Corte Costituzionale, no? Sia che ci vadano magistrati di destra, sia che ci vadano magistrati di sinistra, dentro la Corte Costituzionale si è Corte Costituzionale, cioè si è Stato. E c'è questo modo di essere che viene calato in maniera molto dura ai nuovi arrivati. Allora, cosa ha sentenziato la Corte Suprema degli Stati Uniti? Leggo l'articolo che è brevissimo. I 10 comandamenti dovranno scomparire dalle aule dei tribunali di giustizia americani. Tanto dice, i 10 comandamenti a sparire dalle aule di giustizia americani. Ma potranno essere esposti negli uffici pubblici se saranno però accompagnati da altri simboli religiosi o storici. Non so se vi rendete conto della polemica del crocefisso che è in corso in Italia. È una sentenza complicata e prudente quella della Corte Suprema degli Stati Uniti. Ha pronunciato ieri, prima di chiudere per ferie, i giudici di Washington dovevano risolvere la questione di come giudicare i monumenti dedicati alle tavole della legge o i quadri che riproducono i 10 comandamenti e sono spuntati nei vari uffici amministrativi del paese. Di fronte a due casi da esaminare, uno del Kentucky e l'altro del Texas, hanno scelto la strada per decisione salomonica. Bocciati un paio di monumenti del Kentucky, troppo sfacciatamente religiosi. Approvato quello del Texas, dove i 10 comandamenti sono inseriti in un contesto adeguato. Poi vedremo il contesto adeguato. La Corte ha fatto sapere che su questi temi che chiamano in causa religione intende d'ora in poi muoversi sulla base dell'esame caso per caso, per evitare che una sentenza sui 10 comandamenti possa essere utilizzata, per esempio, per riaprire altri casi delicati, come quelli legati alla presenza di Dio sulle banconote o nelle formule di giuramento alla bandiera fatta dagli studenti nelle scuole. Dividendosi per 5-4, i giudici hanno detto no ai 10 comandamenti esposti nel Kentucky, ritenendoli troppo sfacciatamente religiosi per essere accettabili in edifici pubblici e quindi incostituzionali. Anche il tentativo delle autorità locali di migliorare la situazione, affiancando alle tavole della legge anche documenti laici come il Bill of Rights, e non chiedetemi che cos'è che non lo so, non è stato ritenuto sufficiente a cambiare la situazione. Ma il conservatore Antonio Scalia, scrivendo il parere di minoranza, si è scagliato contro i colleghi accusandoli di imporre la dittatura di una maggioranza oscillante della Corte
Scalia ha poi ricordato che la religione ha avuto un ruolo fondamentale nella storia americana e che infatti i massacri, tutti i macelli degli Stati Uniti li hanno fatti per ordine religioso. E come qui in Europa, tutti i campi di sterminio, tutte le cose più aberranti, le morti, le stragi, dalle crociate fino ad oggi, sono avvenute sempre per ordine biblico, per attività, per imporre la religione. Per cui sì, c'è il cristianesimo alla base della storia dell'Europa, ma la storia del suo orrore, della sua distruzione, della sua morte. Andiamo avanti. Portavoce della maggioranza che ha votato contro l'esposizione del tavolo della legge dice: questo non è il momento di voltare le pagine ai principi di neutralità che hanno garantito finora la libertà. Sutter ha poi fatto, fa poi riferimento al primo emendamento della Costituzione USA che stabilisce la separazione fra Stato e Chiesa. Anche nel caso del Texas i giudici sono divisi 5-4, stavolta però sostenendo che un monumento di granito di quasi 2 metri esposto nel parco del Capitol texano non viola la Costituzione perché è uno dei 17 elementi storici di un'esposizione che copre una vasta area e offre altri simboli anche non religiosi. L'amministrazione Bush aveva difeso in varie occasioni la possibilità di esporre le tavole della legge negli uffici pubblici suscitando proteste alle associazioni laiche. Questo è lo scontro che è avvenuto. Pertanto con questo scontro bisognerebbe levar via tutte le croci italiane nelle scuole e, oppure sostituire vicino alla croce tutti gli altri simboli religiosi che esistono. Noi come pagani ne abbiamo almeno 100.000. Bastano le pareti, Francesco? No, non sono sufficienti, non sono adeguate, non sono abbastanza estese. Beh, io vorrei agganciarmi a un fatto positivo. Però siamo partiti dalla buona notizia che finalmente dopo molti anni di velatura il seno della Stato della Giustizia nel Ministero della Giustizia americano torna finalmente a essere visibile. E cos'è uno Stato se non un'immagine, un simulacro? E a spiegarci quanto è importante l'immagine, un simulacro, è uscito appena da poco, non ho fatto ancora tempo a recuperarlo, il nuovo libro di Roberto Calasso che si chiama La follia che viene dalle ninfe. È pubblicato dalla Adelphi, 131 pagine, costa 7 euro. Di questo libro, che mio Calasso lo reputo un autore molto importante, anche perché dal punto di vista della sua scelta professionale ha rappresentato un cambiamento sostanziale e generale nella cultura italiana. E la sua casa editrice è forse una delle pietre miliari di questo cambiamento che è avvenuto nel nostro paese, almeno a livello culturale e editoriale. Questo libro, c'è un'intervista che è uscita sulla Repubblica che ci dà alcune idee e ci spiega anche perché un ministro come Ascolf Cristiano Rinato, un ex ministro della giustizia, quando vedeva il seno di una statua nuda ne veniva turbato. E proprio partiamo dalla domanda che viene fatta a Calasso, dice: come fa un'immagine a possederci? È il potere che hanno i simulacri, anche quando vengono disconosciuti. Cioè, le immagini, i simulacri, gli oggetti hanno sempre un'anima che riescono a trasmetterla, che riescono a comunicare anche se noi non la riconosciamo. E il fatto stesso appunto che i cristiani e tutti i monoteisti, ebrei, musulmani, cristiani, cattolici, come prima caratteristica di ogni popolo, di ogni missione, di ogni evangelizzazione, vanno a distruggere i simboli, gli oggetti, i culti, i riti dei vari popoli, perché questo è necessario. Dice sempre Roberto Calasso: i simulacri sono la via regale della conoscenza, una delle debolezze fondamentali di tutto quello che accade da qualche secolo o millennio, a questa parte risiede nel tentativo di arginare, deprezzare, disprezzare l'immagine, non riconoscendo la potenza che hanno. Oggi viviamo in un'epoca dove la profusione delle immagini esterne ostacola e spesso blocca la percezione delle immagini che ci accompagnano in ogni momento, le immagini mentali. Una cosa che lui è fondamentale, solleva, e poi il problema dice: da qualche secolo o millennio c'è un tentativo di disprezzare le immagini. Questo tentativo è sempre stato fatto nella nostra cultura dal cristianesimo col discorso della tentazione, in realtà era della seduzione. Ma l'immagine, se è seduttiva, se è evocativa, è perché richiama molte altre cose, perché è un veicolo, perché chiede di essere osservata, ma dà anche la possibilità di essere osservata. Cioè non esiste un rapporto di subordinazione, non esiste un qualcosa che schiaccia. Dice: i greci, dice Calasso, riconoscevano che la nostra vita mentale è abitata da potenze che la sovvastano e sfuggono ogni controllo, che la razionalità sia uno degli strumenti della nostra vita, l'abbiamo sempre riconosciuto, ma soprattutto ci rendiamo conto che noi non siamo
univoci, non siamo monolitici, ma siamo l'insieme di molte cose. D'altronde il paganesimo, per affrontare il mondo, dice che esiste un pantheon, che questo pantheon vivo, che è dinamico. Ridurre tutto quanto ad uno, come fa il monoteismo, significa negare anche la vita delle singole persone. Tornando sulla cosa delle ninfe, che è un argomento molto importante e molto significativo, dice: la ninfa è con essa un dettaglio fondamentale che spesso viene trascurato. La possessione non investe soltanto gli uomini, i quali soggiacciono a varie passioni, ma agisce innanzitutto sugli dèi. Il fatto che la ninfa sia capace di essere mediatrice tra gli uomini e il divino, e tra il divino e l'uomo, significa che non è sottostante a nessuno. Non è un angelo che si può ribellare e che il Dio può condannare, ma è un veicolo che appare dignità, è una manifestazione che appare dignità, e che riesce con la sua potenza ad ottenere qualsiasi cosa. Lo fa non annientando, ma lo fa legando, unendo e mescolandosi. E questo lo dice chiaramente: la ninfa può anche sedurre anche gli dèi, agisce anche sugli dèi. D'altronde basta ricordare il famoso mito di Apollo e Dafne. La ninfa Dafne riesce a sfuggire ai desideri di Apollo e può farlo, non è costretta. E questo già è significativo di questo. Per questo significa che siamo all'interno di una realtà molteplice in cui non c'è un chi obbedisce e chi deve comandare. E dice chiaramente: le ninfe vanno verso l'uomo, ma vanno anche verso gli dèi, e neanche gli dèi possono sfuggire al loro fascino. D'altronde le ninfe sono all'interno della natura, sono all'interno del mondo, della realtà, e di conseguenza, essendo la natura e la realtà, possono interagire con qualsiasi aspetto. Dice, parlando sempre poi del rapporto tra Dioniso e Apollo, purtroppo il rapporto Dioniso-Apollo, cioè tra la parte chiamata così cosciente, lucida, di Apollo e quella scatenante e inebriante di Dioniso, non esiste una grande contraddizione. Purtroppo che l'ha accennato la nostra cultura è stato Nietzsche, che pensando che ci potesse essere uno scontro tra questo, in realtà esiste un'armonia tra Dioniso ed Apollo. Purtroppo Nietzsche viveva in un ambito culturale ristretto, in cui la Grecia era un paese lontano. Nietzsche ha usato anche Dioniso e Apollo come metafore caratteriali spesso, sì, per definire tipologie. Sì, ma purtroppo nelle scuole si insegna molto più l'educazione cristiana, sì, che la mitologia, di conseguenza le persone ne hanno sempre un'informazione non adeguata per comprendere questo. Ma dice: nel santuario di Delfi Apollo e Dioniso condividono e evolvono la conoscenza attraverso la possessione. Ma attraverso la possessione non è il concetto cristiano del possedere, ma è il concetto di partecipare assieme, di vivere assieme. E dice sempre, con il discorso della possessione, dove il rapporto che il soggetto ha con l'oggetto non è di rappresentazione, ma di commistione. Cioè significa che la nostra capacità di entrare nel divino e di usare un oggetto non è soltanto che rappresenta qualcos'altro, ma che ci possiamo fondere con questo oggetto, con questa essenza. E questo qua è importante, proprio perché ci fa comprendere l'importanza degli oggetti, che non sono solo strumenti o mezzi, o mai un qualcosa che ci dà la possibilità di attraversare anche il mondo. D'altronde la ninfa è un ponte verso il mondo della realtà, è una via verso la realtà. È un mezzo di comunicazione, perché ad esempio le ninfe, le driadi e le amadriadi sono una connessione, una capacità di comunicare, ad esempio, con le piante, come sono le napee, che sono le ninfe delle valli, o le oreadi, che sono le ninfe dei monti. Perciò le ninfe hanno sempre questa importanza, che ci danno un ponte, una via, che ci permettono di entrare in contatto, in sintonia, in armonia con il mondo che c'è attorno. Dice sempre Calasso, in questa sua intervista: l'immagine è un'ordalia, una prova attraverso la quale si può passare o sviluppando un pensiero che sia all'altezza dell'oggetto o altrimenti restandone sopraffatti. Come vedete, anche di fronte all'immagine, di fronte a quello che noi vediamo, non esiste un'interpretazione univoca, esiste una sensibilità individuale in cui ognuno interagisce con questo. D'altronde, se voi andaste a leggere gli autori classici, che quando parlano dei grandi scultori, è bellissimo un racconto di Luciano su una statua di Prassitele di Venere, in cui parla di tre amici che vedono una statua e ognuno ha un rapporto diverso con questa statua, ognuno ha delle relazioni diverse con questa statua, eppure osservano lo stesso oggetto, osservano l'opera di un altro uomo, questa sua opera viene vista e sentita in maniere diverse.
Lo stesso rapporto con le statue, con gli oggetti o con le ninfe l'abbiamo ad esempio in Merejkowski nella Rinascita degli Dei, quando appunto c'è il racconto di un prete che distrugge una statua di Diana, e c'è il rapporto che i due personaggi hanno con questa statua, uno dal punto di vista proprio razionalistico che va a misurare e l'altro dal punto di vista proprio della sensibilità. Che poi dica che il monoteismo sia un fallimento, c'è la frase finale di questa intervista, dice: le immagini che la cristianità ha sviluppato nel XX secolo non reggono quasi senza eccezione alla prova estetica. È un fallimento che si può constatare entrando in qualunque chiesa negli ultimi 100 anni. Ed effettivamente è vero. Il monoteismo, col suo aspetto terrificante, come del crocifisso, dei cadaveri, dei morti, delle varie ossa, è un qualcosa che non regge la sensibilità delle persone, ma anzi che tende a colpirle, che tende soprattutto a sviarle, soprattutto a rendere a essere terrificante. E questo proprio rappresenta il fatto che la ninfa agisce tramite la bellezza del mondo. Perciò io vi invito, io andrò a comprarlo anch'io, questo libro di Roberto Calasso che è La follia che viene dalle ninfe. È un testo importante, insomma, che esce, che poi Calasso è un buon autore. Io invece volevo cambiare argomento. Sì, nessun problema. Volevo parlare del Festival di Rimini, dove c'è stata la presenza di Marco Augé. Con un buon articolo, cioè tutto il suo intervento è apparso sulla Repubblica. Però parlo dopo.